2-0 il punteggio in questo quarto di finale fra Legno Boys e Galacticos, in vantaggio la squadra di Manuelino Torre, che quest'oggi brandisce la fascia da capitano. Non potrebbe andare meglio per lui, che già conduce la gara per 2-0 quando siamo alle battute iniziali del match. Vediamo comunque come i Legno Boys provano a gestire la gara per trovare almeno un modo per riaprire i giochi. Questa conclusione di Sigona sicuramente molto schiacciata, non impensierisce più di tanto Candice. Ricordiamo che la vincitrice di questa gara andrà ad affrontare direttamente i primi della classe, ossia gli Astrunzi, in semifinale. Mentre l'altra gara si è girata Team Asturbo e il Red Devil stasera, la vincitrice ovviamente fra Tabula Rasa e la squadra di Turmientos, mentre vediamo qui come Amato spiega un'ottima occasione per la squadra di Legno Boys. Ma ha detto abbastanza. Ancora Salzano, perde palla. Casalini, otta, senza fallo, viene atterrato, attenzione a Romeo. Romeo ancora temporeggia, Romeo cerca un varco, ottima interdizione di Sicuna, fa ripartire con Maggiore, ancora Maggiore, poi riscorda la palla, riesce comunque a servire Sicuna, Soprano ottimamente di testa, Amato mette giù, Amato vede fare rigore un compagno, Minna spazza con grande precisione, che lo contraddistingue sempre, un difensore davvero pulito, anche doti fisiche e tecniche ottime per un difensore, mentre vediamo qui come Candice è un po' in difficoltà sul retropassaggio di testa di Soprano. Adesso fa ripartire suoi. Dentro a cercare Santoro, che se la allunga troppo. Candice, Salzano. Salzano ancora, si appoggia a Genovese. Genovese a sua volta per Romeo. Romeo la prova! Torre, intervento davvero molto provvidenziale. Giusto. Molto provvidenziale, mi piace. Questo è poco molto, non è molto. Casalini, Santoro spara la porta, la sponda per Casalini. Provano a chiudere l'1-2. I giocatori si trovano perfettamente. Poi ancora Casalini aggredisce il fondo, la mette in mezzo. Più un tiro che un cross questo di Casalini, che alla fine trova soltanto una messa dal fondo avversario. No, non c'è mancato il mezzo. Salzano, Salzano cerca un varco, Salzano vince il rimpallo, Salzano! L'uscita di Torre, davvero ottima. Messa laterale per Giovini Mai Arancio. Ancora Salzano. Salzano forte dentro, Minna. La devia in corner. Salzano al limite da Genovese. Non troppo forte la sua conclusione, poi spreca qui Soprano. Perciò sto facendo, sto già 3 minuti, sono un anno. Sì, è tutto cazzo. È tutto cazzo, è ma come facciamo adesso? Fare 4 integrali. Guarda, servono 10 persone per fare 4 integrali. A parte con la telecamera, ce la facciamo. Lui si vede un campo con la sua telecamera. Ma è impossibile. Perché a parte che si scarica a farlo ogni ora. Devi tenere 2 batterie. No, la batteria è unica. Dovremmo tenere 4. Attenzione Santoro! Ribatte! E poi ancora Santoro. Altre 2 dovremmo comprare adesso. No, perché per farlo per 2 campi servirebbero. Allora, perché il campo di Vannella solo piange lui. Ah, Vannella solo lui. Ci piange un campo lui. Non ce ne frega, a te non ti interessa. Un campo solo tu. Si era ancora Amato. Minna. Amato ancora di testa Salzano! Ottimo tentativo per i Legno Boys, rimessa a fondo per loro. Senti, possiamo aumentarli, ma secondo me io vado a manicomio a fare 4 integrali a settimana. Ancora Santoro! Palla Sibila al lato. Attenzione Santoro, ancora ruba palle, migliore dei suoi, ancora Santoro. Santoro, si allarga Santoro! E ancora Candice una volta, provvidenziale. Non è finita qui, capovolgimento di fronte, Genovese, Romeo, non si muove subito, poi riesce a trovare Amato, Amato morbido, Sigona e poi sulla linea Torre, la salva. Velocissima questa partita, la palla a cercare Santoro, era di Maggiore. Ultima azione prima di chiudere il collegamento. Romeo, salgono i Legno Boys, Soprano, ottima conclusione,
Palla che termina fuori, sul punteggio 2-0, noi interrompiamo il nostro collegamento. Eccoci con la squadra dei Galacticos, in particolare con Maggiore, tutti quanti, grandissima partita per voi, 6-3 in vittoria, questo quarto di finale contro i Legno Boys, una squadra che comunque si presenta come ostica, ve la siete cavate in maniera egregia nonostante comunque assenti da questo campo da un po', vittoria meritata per voi, raccontateci questa gara. No, ma no, no. Migliore, eh? Ah, beh, è stata la partita che abbiamo corso più di tutte quante finora. È stata un fatto, abbiamo fatto, abbiamo mangiato un sacco di pollo, però potevamo anche vincere con più scarto. Senti, comunque è una vittoria meritata, dimostrate di essere una delle squadre sicuramente più in forma. Adesso vi qualificate in semifinale con la vincente da Team Sub, Red Devils, se non sbaglio. Che aspettative avete per questa partita? No, Turmentos. O Turmentos e loro. Che hanno fatto? Sbagliato. Stanno ancora giocando, vincono i Tabula Rasa, mi sembra. Perché vince la Tabula Rasa, comunque entrambe le squadre sembrano pericolose, ve la potreste cavare secondo voi? Se abbiamo battuto i Legno Boys, comunque erano forti, possiamo battere anche... Soprattutto con due uomini più che ci danno un po' di ricambio, perché oggi è stata veramente dura pure alle 3 che fa molto caldo. Va bene, comunque alla luce di questa vittoria vi profilate come un club essenzialmente competitivo, lo potreste cavare con tutti quanti, allora noi facciamo i nostri complimenti e un in bocca al lupo per il prossimo turno.